Bene, dopo il make-up siamo pronte per andare a fare finalmente questo giro in centro. Andiamo a vedere una galleria di arte contemporanea e quindi credo che girerò un bellissimo vlog, così vi porterò con me e con Lian. In modo che passerete anche voi una giornata con una mezza giornata, insomma, farete un giro con una delle mie coinquiline che è appunto Lian. Lei è una ragazza di Londra e che io stra-adoro e stra-amo, anche se mi ha mezza ammazzata per fare questo make-up. E niente, quindi andiamo. Ed eccoci qua, controvento, con Lian dietro di me. Hey Stiamo guys! andando a prendere la metro, cioè il tram, e quindi vi faccio fare questa esperienza. Visto che in autobus vi ho già portato, vi porterò a prendere la metro, così vedrete un attimino com'è qui il tram, com'è prendere la metro. In realtà stiamo facendo questa cosa proprio per farvi vedere com'è la metro. Quindi, nonostante io abbia la mia fantastica travel card, what are you doing? La mia travel card a £60, oggi spenderò altri soldi per farvi vedere com'è prendere la metro. Quindi non dite che non vi penso e che non vi faccio, non vi lancio dei contenuti, insomma. Ok, andiamo. Ok, come vedete, non siamo in una metro. Yes, Yes, please. please. As close to the Icon Gallery as possible, please. Ok, come vedete non siamo affatto nella metro, perché la Icon metro era chiusa, nel senso che la potevamo prendere per fare solamente due fermate e poi la stazione di Snow Hill era chiusa, quindi non aveva molto senso e non avevamo molta voglia di andare a prendere un autobus e quindi abbiamo deciso di chiamare uno Uber. Vi farò vedere presto anche come utilizzare quest'app. Se non l'avete, vi consiglio di scaricarla se state pensando di venire qui in Inghilterra, perché è comodissima. Con Uber voi chiamate il taxi tramite l'app e nel giro di massimo 4 minuti, 5 minuti il vostro autista verrà a prendervi. Quindi adesso andiamo in galleria. Adesso, sì. Yeah. Sometimes
Bene, dopo la galleria d'arte, che spero vi sia piaciuta, noi andiamo a prendere un dolce qua. Si vede? Da Café Rouge, e vi facciamo sapere com'è. Bene, c'era questo menù. E poi ci hanno dato questo dei dessert, quindi qua solo per una torta. Io opterò per una bella tour, mentre Elian andrà per una brandy cake.